quelle che sono Scampia? Beh, devo dire c'è grandissima soddisfazione, perché ieri eravamo tanti sindaci, ma ho compreso anche dall'interesse nazionale che c'era che il nostro progetto è sicuramente uno di quelli più strategici, perché andiamo a distruggere quell'immagine negativa di una parte della città che faceva l'equivalenza a vele, degrado, degrado, comorra, comorra, camorra. Invece adesso, grazie soprattutto alla tenacia e alla forza degli abitanti delle vele, che insieme a noi hanno costruito un progetto così prestigioso, un progetto talmente bello messo in campo dal Dipartimento Architettura della Federico II, il comune del Comitato Vele, che si è classificato tra i primi nel bando per le periferie. Adesso siamo già fortemente proiettati sul cronoprogramma, perché noi vogliamo cantierizzare in primavera, battere la prima vela d'estate, svuotare la seconda a fine anno, quindi procedere su un abbattimento di 3 vele, un'altra che rimane su, che sarà sede degli uffici istituzionali, e poi tutto il progetto di rigenerazione urbana. E nessuno sarà lasciato in mezzo a una strada, quindi tranquillizzo anche tutti gli abitanti. Quindi davvero credo un'opera che ha una valenza che va anche oltre i confini del nostro paese.